Ciao ragazzi, oggi sono qui. Come sapete, molto spesso se si acquista da Gearbest e soprattutto si prendono prodotti molto economici rispetto ad altri store, magari in Europa, quindi si acquista lo stesso prodotto dalla Cina con Windows 10 cinese, si risparmia davvero un bel po'. Cosa ho fatto? Ho ricevuto in test il Lenovo Region Y520. Sono molto interessato a recensirvi e portarvi sul canale questo video perché l'ho trovato davvero interessante, sia come prezzo, se 650 euro al momento l'abbiamo pubblicato sul nostro canale Sconti Telegram, poi nella descrizione vi lascio il link, 650 euro per avere un portatile praticamente con retroilluminazione, un vero comunque quasi PC da gaming, con un i5 5300HQ quad core 4 thread, e una scheda video dedicata, una 1050 GTX Ti, che comunque permette anche di giocare a diversi titoli che sono sul mercato, ovviamente con dei compromessi. Allora, c'è da fare una precisazione: se Windows 10 è cinese, avrete delle difficoltà anche all'inizio per accenderlo. Quindi, cosa dovete fare? Il mio consiglio è di utilizzare l'applicazione di Bing Translate, che vi traduce in tempo reale con la fotocamera, quindi le diciture che ci sono sul computer, anche per avviarlo, la prima fase di inizializzazione di Windows, o di utilizzare la funzione di Google Translate, dove effettuate una fotografia, andate ad evidenziare quelli che sono appunto le parti in cinese, e quindi vi aiutate un po'. Andiamo quindi a vedere da vicino come fare velocemente. Allora, andiamo a vedere come risolvere questo casino e quindi di poter installare la lingua italiana senza andare a perdere il product key originale, quindi per la garanzia, e soprattutto senza andare a formattare. Andiamo a scrivere su Start Computer e verrà visualizzato nonostante il cinese. Tasto destro su proprietà, che sarebbe il penultimo comando. Ci troviamo quindi di fronte alla chiave originale di Windows, andiamola a salvare in un backup, dopodiché andiamo a cliccare sul bottone a destra. Inseriamo il product key, nel mio caso questa è una versione di Windows Home, quindi vado a mettere una chiave di Windows Home. Una volta inserita la chiave andiamo a dare l'ok, attendiamo che venga quindi presa e clicchiamo nuovamente sulla conferma. Attendiamo che venga ovviamente convalidata. Una volta poi che abbiamo inserito la chiave, avvierà un processo automatico e ci permetterà poi di avere un cambiamento vero e proprio del sistema operativo che ci permetterà di scaricare il language pack in italiano. Ora non ci resta che andare su Start, scrivere Language, quindi inglese, aprire la schermata, aggiungere la lingua italiana, in questo modo, nel mio caso è già stata aggiunta. Dopodiché cliccare sul tasto centrale, Opzioni, e scaricare tutti i pacchetti che ci vengono, di solito sono tre. Tutti i pacchetti che ci vengono proposti solo sono tre, uno per il testo, un altro per l'audio, un altro per la sintesi vocale, e scarichiamoli tutti e tre. Nel mio caso questi due sono già stati scaricati e quindi attendo di scaricare l'ultimo. Vediamo di settarla quindi come prioritaria la lingua italiana, quindi dal primo bottone, e ora non dobbiamo fare altro che riavviare. Ecco qui, finalmente dopo l'aggiornamento abbiamo il menu in italiano senza aver formattato un bel nulla. In questo modo non solo non abbiamo perso quindi il sistema operativo con tutti i tool che sono già preinstallati e i driver, ma abbiamo salvato la chiave originale che possiamo ripristinare in caso di problemi con la garanzia. E soprattutto non abbiamo fatto fatica, semplicemente acquistando una chiave da 5-6 euro abbiamo trasformato il nostro Windows 10 in una versione quindi europea. Ricapitoliamo: dovete prima di tutto avviare il PC e iniziare la configurazione guidata. Se non riuscite, scaricate l'app Bing Translate per aiutarvi nella configurazione da cinese del computer.
acquistate una chiave di Windows 10 o Windows Pro, quindi fate occhio, andate a controllare sempre da risorse del computer quale sia la versione, andatela a inserire in risorse del computer tramite il tasto destro proprietà, salvate la vecchia chiave, inseritela e attendete che il PC si riavvii e faccia gli aggiornamenti. Ovviamente deve essere collegato alla rete. Dopo fatto questo, accendiamo il computer, andiamo in language, quindi aggiungiamo l'italiano, tasto centrale, scarichiamo i tre pacchetti e attendiamo, scarichiamo i tre pacchetti, torniamo indietro, settiamo a sinistra il primo bottone come principale, riavviamo e avremo la versione di Windows 10 in italiano. Non è per nulla complicato e vi permette quindi di non formattare il computer, di non perdere quindi tutti i tool preinstallati e i driver di un portatile o di questo portatile in generale, e soprattutto di avere la possibilità di backup della copia della chiave originale che andrà ripristinata in caso di garanzia. Se il video vi è stato utile, vi prego di lasciare un mi piace qui sotto. Se volete il video più brevemente possibile di questo Legion, che è una macchina da guerra per il costo che ha, quindi da Gearbest riusciamo a prenderlo a 650 euro con SSD, un processore IHQ, quindi performance, una 1050 Ti e sistema di dissipazione attivo. Nella descrizione vi lascio i passi da seguire scritti per agevolarvi, il link a questo prodotto e soprattutto il link al canale Telegram dove siamo più di 52.000 membri e tutti i giorni pubblichiamo sconti sulla tecnologia e l'elettronica di consumo. Un saluto a tutti e alla prossima!